Se avete cliccato su questo video perché pensavate che si trattasse di una Intel Arc, vi sbagliate, perché oggi prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro di 26 anni e andiamo a riscoprire la prima scheda video Intel, la Intel i740 da 8 MB. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Pazzo. Oggi video sul retro hardware, in particolar modo sulla prima scheda video Intel. Perché direte voi? Ma un po' perché mi andava e un po' perché reputo questa scheda una delle pietre miliari dell'hardware informatico per diversi motivi. E anche perché ho riscontrato diverse analogie e somiglianze con l'attuale generazione di schede video Intel, cioè le Intel Arc che ormai sono uscite sul mercato da un annetto e mezzo o due. E per questo ho reputato interessante fare una retrospettiva su questa scheda, anche ecco per parlare poi dei giorni nostri. Prima però di continuare col video, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi siate tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove trovate le versioni integrali dei video short che su YouTube purtroppo vengono tagliati. E ora direi di riprendere con la i740. La storia di questa scheda video secondo me è molto interessante, perché Intel, quando decise che era arrivato il momento di realizzare il suo chipset grafico, in realtà non aveva la minima esperienza in questo ambito e, pur essendo ecco un colosso, si affidò appunto a due altre aziende, una delle quali tra l'altro venne acquisita direttamente da Intel, e parliamo di Chip and Technologies, che si dedicò allo sviluppo della parte 2D di questa scheda video. Per quanto riguarda invece l'ambito di accelerazione 3D, Intel si affidò all'azienda Real 3D, che era molto in voga negli anni 90 per il fatto di aver costruito diversi chipset grafici per molti giochi arcade, e oltre a quello aveva lavorato già da diverso tempo, ecco, in ambito militare per simulazioni 3D, quindi ecco, era sicuramente una delle aziende più in voga all'epoca. Per questo, ecco, con le due conoscenze di questi due produttori, Intel mise insieme questa scheda che fu veramente hypata a bestia, insomma, un sacco di gente ne parlava benissimo ancora prima dell'uscita, quando però ancora, ecco, questa scheda doveva essere messa alla prova. Probabilmente il fatto per cui venne osannata tantissimo ancora prima dell'uscita fu il fatto di avere lo slot AGP, insomma l'interfaccia, il bus AGP, che era una delle principali novità introdotte dalla piattaforma slot 1, insomma quella dei Pentium 2. In effetti però il bus AGP venne utilizzato in modo abbastanza rivoluzionario, per il fatto ecco che la VRAM di questa scheda non era l'unico tipo di memoria video a cui aveva accesso il chipset i740, per il fatto che questa scheda, proprio grazie a questa interfaccia AGP, poteva accedere a buona parte della memoria RAM di sistema per caricare texture e asset che normalmente, ecco, andrebbero a occupare la VRAM. Per questo motivo, questa scheda riuscì tra le prime ad arrivare a risoluzioni di rendering molto elevate per l'epoca, come il 1024x768, che era una risoluzione che per molte schede, insomma, che uscivano, che erano uscite all'epoca, era qualcosa di impensabile. Purtroppo la magia, tra virgolette, svanì quando questa scheda uscì nel mercato a febbraio del 98, praticamente pochissimo tempo dopo l'uscita di quella che sarebbe stata la regina del 98, cioè la 3DFX Voodoo 2. Per carità, chipset grafico che costava $300, quando questo in realtà ne costava 130, però aveva anche tutt'altra classe in termini di prestazioni, e quindi tutto quell'entusiasmo, tutto quell'hype e quell'attesa che si erano generate per questa Intel i740 non vennero mantenute da questa scheda, che in effetti si trattava di una scheda video di fascia bassa. Prima però di passare ai test, parliamo delle specifiche tecniche di questa scheda, perché il core al suo interno è basato sull'architettura Oborn, che ripeto essere questa collaborazione tra le due case Chips and Technologies e Real 3D, e operava a una frequenza di 66 MHz, mentre la VRAM presente era di tipo SDRAM ed era clockata a 100 MHz con un bus a 64 bit per un bandwidth complessivo di 800 MB.
terabyte al secondo. In realtà esistevano anche versioni da 4 mega e da 2 mega e in teoria, almeno sulla carta, anche queste versioni dovrebbero essere in grado di farvi giocare senza problemi, proprio per il fatto che con il bus AGP questa scheda riusciva, ecco, a trasferire i file necessari sulla RAM di sistema e non, ecco, tenerli tutti sulla VRAM. Per questo motivo, insomma, anche le versioni con meno VRAM dovevano essere in grado di farvi giocare ai diversi titoli. Prima di passare ai benchmark, però, due parole sulla piattaforma di test, che in questo caso è composta dal PC da gaming del 1999, su cui ho realizzato un video che vi lascio linkato qua sopra nelle schede se non l'avete visto. All'interno abbiamo un Pentium 3 800 MHz accompagnato da 256 MB di RAM PC 133. Come scheda audio abbiamo una Sound Blaster AV64 e come alimentatore abbiamo un FSP Fortron da 400 W. Detto questo, direi che ora possiamo partire con i benchmark. E partiamo come primo test con 3D Mark 99 Max. In questo caso abbiamo testato Game 1 e Game 2 e la i740 totalizza un punteggio di 1772 3D Mark in 800x600 con profondità del colore a 16 bit, che non è male per una scheda di questa fascia, insomma, di inizio 98. Passiamo poi al capolavoro Quake 2 del 1997 fino al 97. In 640x480 arriviamo a 35 fps calcolati con le due time demo facendo la media, e in 800x600 siamo sui 20 fps, poco di più. Comunque, ecco, in 640x480 era pienamente giocabile, e insomma queste sono le registrazioni. Passiamo ora in Coming. In questo caso abbiamo in 640x480, come risultato della time demo che state vedendo, 39,6 fps, quindi anche in questo caso abbiamo un gioco che è perfettamente giocabile. E ora passiamo a Tomb Raider 3, sempre gioco del 98. In questo caso non abbiamo, insomma, misurato il frame rate, perché comunque il gioco è bloccato al massimo a 30 fps, però vi dico che oltre al 640x480 anche in 800x600 e anche 1024x768 erano risoluzioni pienamente giocabili e godibili. E ora al porting più importante su PC del 98, Final Fantasy 7. In questo caso abbiamo anche qui frame rate a dettagli tra l'altro massimi, con anche texture maxate, insomma 30 fps nel mondo di gioco e 15 fps nelle battaglie, e quindi insomma anche qui è un'esperienza di gioco perfettamente godibile. Ora passiamo a un gioco che ha fatto la storia, Age of Empires 2 del 99, e in questo caso, ecco, è un gioco che non sfrutta un'accelerazione 3D, quindi anche con questa scheda possiamo arrivare a risoluzione veramente molto alta come il 1024x768 e avere un'esperienza perfettamente godibile e fluida. Quindi ecco, anche questo è un gioco che possiamo giocare senza problemi e che all'epoca, ecco, ce lo potevamo proprio godere. Passiamo ora al primo Unreal del 1998. In questo caso però vedete che c'è un bug nella grafica, nelle texture e credo anche nell'illuminazione, che credo sia dovuto ai driver di questa scheda. Anche mettendo quelli più recenti vedete, insomma, questa problematica che riscontreremo poi anche su Unreal Tournament. Comunque, ecco, il frame rate sia in 640x480 che in 800x600 è abbastanza giocabile. Ora invece un gioco diverso dal solito, magari non tanto conosciuto, che è Casanova, il duello della rosa nera del 2001, quindi anche molto recente, con una grafica secondo me anche bella spinta. È un'avventura grafica questa, effettivamente, tra l'altro doppiata anche in italiano, molto esilarante. E abbiamo, ecco, qui non riusciamo ad acquisire il frame rate, però vi dico, insomma, era un'esperienza più che godibile anche con questa scheda. Passiamo ora al Half-Life Opposing Force, l'espansione del 99. In questo caso con la time demo abbiamo 25 fps di media calcolati appunto in 640x480 dopo, ecco, aver fatto questo test, che non è male, però ecco, vedete, magari anche le scene nel gioco sono un pelino rallentate, quindi se vogliamo giocare a questo gioco, ecco, userei una scheda un pelo più potente o saremmo costretti ad abbassare ulteriormente la risoluzione. Unreal Tournament 1999, anche qua vediamo, insomma, il problema che vediamo anche su Unreal, cioè il fatto che l'illuminazione e le texture siano un pochino sballate, ecco, però alla fine le prestazioni sono più che buone, ecco, possiamo giocare questo gioco a più di 30 fps, anche abbastanza di più in alcuni casi, senza problemi. E come ultimo gioco abbiamo quello più recente testato, che è
Robin Hood, The Legend of Sherwood, gioco strategico in tempo reale, e anche questo non sfrutta un'accelerazione 3D, però ecco, la qualità della grafica, insomma, dei colori e di questi sprite è veramente qualcosa di eccezionale, insieme anche alla colonna sonora. E ora direi di passare alle considerazioni finali di questo video. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto come va questa scheda nei giochi, nei titoli che erano molto famosi e in voga all'epoca. Che dire, per una scheda video di fascia praticamente bassa, secondo me non era niente male, perché mettendo anche risoluzioni basse come 640x480 potevamo giocare ad almeno 30 fps praticamente a tutto senza problemi, anche titoli più pesanti AAA che all'epoca, ecco, facevano la gioia di molti PC gamer come Unreal e Quake 2. In realtà c'è da dire che su Unreal e Unreal Tournament questa scheda, probabilmente per un problema di driver, ecco, ha un problema dal punto di vista dell'illuminazione e delle texture. Col gioco comunque gira, però ha queste problematiche. Poi ci arriviamo meglio, ecco, a tutti i pro e i contro di questa scheda. Però ecco, in tanti altri giochi abbiamo visto un supporto più che discreto per quanto riguarda il Direct 3D e anche per quanto riguarda l'OpenGL senza tanti problemi. Se poi prendiamo in considerazione titoli non molto pesanti, come i titoli che alla fine non vanno a sfruttare chissà quanto il 3D, come Age of Empires e Robin Hood, la leggenda di Sherwood, che tra l'altro è anche il gioco più recente che ho testato perché è del 2002, abbiamo, ecco, un'esperienza di gioco fluidissima senza problemi anche ad altre risoluzioni come il 1024x768. Tutto questo però è da tenere nell'ottica di prestazioni per prezzo e non solo, che all'epoca come oggi erano molto importanti. Infatti se questa scheda costava $150-130 circa al lancio, poco dopo l'uscita, a marzo del 1998, uscì il nuovo chipset Nvidia, il Riva TNT, che ecco aveva delle prestazioni decisamente superiori. Qui abbiamo un esemplare di Diamond Viper V550 da 16 mega che effettivamente, ecco, sbaragliava completamente le prestazioni di questa Intel i740, pur costando molto molto di meno in termini di prestazioni per prezzo, perché costava sì $200 ma offriva prestazioni spesso anche 2-3 volte superiori. Quindi effettivamente, ecco, avevamo una scheda che costava un pochino di più però offriva prestazioni nettamente superiori. Per quanto riguarda gli aspetti problematici barra interessanti che ebbe Intel all'epoca e che effettivamente secondo me possiamo riscontrare anche un po' nelle Intel Arc odierne, ci furono sicuramente i driver, perché vi ripeto, questa fu la prima iterazione e per molto tempo anche l'unica iterazione di scheda video che Intel mise sul mercato, e quindi i driver non erano purtroppo chissà quanto ottimizzati, e abbiamo visto anche, ecco, in alcuni casi come su Unreal avevamo effettivamente dei glitch grafici. Se poi consideriamo che per forza di cose questa scheda doveva essere montata su un sistema recente e aggiornato per l'epoca, ovviamente, quindi su un Pentium 2 che nel 1998 ancora costava molto molto caro, ecco, la rendeva un po' una scheda non inutile, però che non aveva molto senso, per il fatto che uno andava a farsi un PC di fascia per l'epoca molto alta e poi andava a prendere una scheda che era considerata di fascia bassa. Non aveva molto senso effettivamente. In molti magari optavano per prendere una 3DFX Voodoo 2 già che c'erano, oppure ecco una Riva TNT. E questi due aspetti in particolare mi hanno ricordato molto delle Intel Arc odierne, perché anche queste ultime con i driver, soprattutto con i giochi DirectX 11 e precedenti, non è che vadano proprio benissimo, e in molti giochi che non vengono patchati, ecco, abbiamo dei problemi. Poi per carità, nel corso dei mesi e ormai degli anni Intel ha fatto veramente dei passi in avanti da gigante, anche perché questa volta, ecco, ci ha creduto seriamente, per fortuna. Poi ecco l'altra analogia con le Intel Arc che ho reputato interessante, è il fatto di questa esclusività di avere una feature che è di fascia un po' più alta, ecco, di quello che è la scheda, un po' come il resizable bar per le Intel Arc, perché ecco queste ultime hanno praticamente strettamente bisogno di questa feature, che però si trova soltanto dai Ryzen 3000 in poi, oppure dagli Intel di decima generazione in poi, per, ecco, avere il massimo delle prestazioni, quando altre schede video magari di fascia bassa come le 6600, 3050, 3060 possiamo benissimo montarle anche su sistemi che hanno più di 10 anni senza problemi e che non supportano il resizable bar. Quindi per arrivare alle conclusioni di questo video, che
non vuole essere, ecco, una guida per l'acquisto di hardware, retro hardware usato per fare poi retro gaming, quanto più, ecco, una retrospettiva su questa scheda. Che dire, ecco, è una scheda secondo me che è molto interessante per il fatto che fu la prima e unica circa scheda video Intel, perché poi in realtà Intel ci riprovò con un modello successivo praticamente rarissimo, la i752. Fece anche una versione PCI, quindi con in realtà la possibilità di essere montata anche su sistemi più vecchi, pure quella non ve lo sto a dire, costa un occhio dalla testa, e in ogni caso, ecco, furono soluzioni che non riscontrarono successo e per questo effettivamente al giorno d'oggi costano tantissimo. Quindi però, ecco, avere nel proprio computer una scheda video Intel che vi faccia giocare senza troppi problemi con un livello di qualità grafica decisamente superiore alle console dell'epoca, vediamo per esempio Final Fantasy VII ottimizzato proprio con i driver giusti per questa Intel 740, ecco, girare senza problemi con un'ottima qualità grafica anche rispetto a PlayStation 1. Quindi però tutto considerato, ecco, non mi sento di consigliarvi questa scheda video se volete fare retro gaming. Per quello, ecco, magari ci sono altre schede come la stessa Riva TNT, le TNT2, anche le Model 64, che alla fine per far girare questi giochi vanno più che bene e costano decisamente molto meno. In realtà anche questa si può trovare intorno ai 30 euro, però ecco, le prestazioni non sono chissà che cosa, non gridano al miracolo, sono prestazioni normali, ecco, per l'epoca, che vi facevano comunque giocare senza troppi problemi. Però ecco, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace qua sotto per farmi capire, ecco, che questo genere di video vi piace, e lasciatemi anche un commento su cosa ne pensate di questa retroscheda, se l'avete avuta in passato, se avete intenzione di prenderla, e ecco, se volete altri video riguardo questo ambito. Prima però di lasciarvi, vi consiglio due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda il PC con Windows 95 che ho realizzato qualche mese fa, insomma, per far girare titoli, i primi titoli 3D, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda il PC da gaming del 1999 che ho realizzato qualche settimana fa. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!